cos'è il TI-99/4? Texas Instruments aveva prodotto nel 77 il microprocessore a 16 bit TMS 9900 che soffriva di vari problemi, tra cui la mancanza di un microcontroller a 16 bit e di chip periferici compatibili. E quando IBM progettò il primo storico personal computer, gli preferì l'Intel 8088. Texas Instruments decise allora di produrre il proprio computer, unendo idee dalle divisioni videogame, home computer e business. Il TI-99/4, uscito nel 79, basato sul TMS 9900 a 3 MHz, fu il primo home computer a 16 bit sul mercato e univa il chip grafico TMS 9918, audio TMS 9919, 16 KB di RAM, una tastiera praticamente da calcolatrice e un monitor da 13 pollici, il tutto venduto al prezzo di $1,150 e pubblicizzato da Bill Cosby. Purtroppo i riscontri di critica e pubblico furono pessimi e nel 1981 uscì il modello migliorato TI-99/4A, con un nuovo chip grafico integrato, una tastiera migliorata, possibilità di collegarsi alla TV e il PAB o PEB, un box di espansione per le periferiche, il tutto abbassando il prezzo di mercato. L'uscita del Commodore VIC-20 costrinse Texas Instruments ad abbassare il prezzo, che nel momento più basso toccò i $49, vendendo tanto, quasi 3 milioni di unità, ma a un costo insostenibile per l'azienda, che nel 1983 dichiarò la prima perdita della sua storia, $330 milioni, e decise infine di abbandonare definitivamente il mercato. Il linguaggio usato nel TI-99/4 e 99/4A era il TI Basic, una variante del Basic usata anche per programmare le diffusissime calcolatrici scientifiche Texas Instruments, e molto utilizzato come linguaggio di apprendimento da giovani programmatori. Questo, unito al prezzo basso, alle innovative caratteristiche hardware, alle periferiche di espansioni plug and play, ne fecero un piccolo oggetto di culto tra i consumatori, in parte anche in Italia, ma gli alti costi di produzione e la mancanza di sviluppatori di terze parti ne decretarono la fine dopo una vita molto breve. Tuttavia il chip grafico TMS 9918 gli sopravvisse ed ebbe fortuna in Giappone, dove fu la base dell'MSX e dei Sega Master System, Mega Drive e Game Gear.